di filo, benvenute nella mia stanza del cucito. Oggi vi propongo il tutorial proprio per realizzare questo sacchetto che avete visto in anteprima. È un'idea facilissima da fare, inoltre è un'idea che fa bene all'ambiente perché non buttiamo nulla, fa bene alla salute perché appunto non c'è un apporto di ulteriori condimenti se non il mais stesso e poi lo condiamo come meglio crediamo ed è economico perché ovviamente costa molto meno questo mais rapportato all'altro. Quindi questi sono tre buoni motivi per realizzare questo sacchetto che si fa proprio in pochissimo tempo. Quindi se vi piace questa idea vi mostro come fare per realizzarla. Allora, io ho preparato due pezzi di tessuto di un cotone leggero, ecco qui, della fantasia ovviamente che preferite. Io li ho messi diversi, li potete mettere tranquillamente uguali. Ecco qui, le misure sono di 34 x 60 cm. Come prima cosa vado a mettere dritto su dritto i tessuti e li vado a fissare per bene. Ora con il piedino normale della macchina da cucire effettuo una cucitura a bordo piedino tutto attorno, lasciando però un'apertura di circa 10 cm su un lato, questo qui. Terminato la cucitura e qui ho lasciato l'apertura. Ovviamente qui ho fermato il punto e fermato il punto ed ho utilizzato una lunghezza del punto dritto pari a 4. Vado ad eliminare i quattro angoletti in questa maniera, togliendo l'eccesso di tessuto. Gli angoletti tutti sistemati. Adesso, attraverso l'apertura, vado a risvoltare. Forbici ovviamente non appuntite, vado a tirare fuori gli angoletti con molta delicatezza, ovviamente tutti e quattro allo stesso modo. Terminato così. Ora stiro per bene per appiattire tutto quanto. Allora, nel caso del mio disegno c'è una parte alta del nostro rettangolo, vedete che è questa qui. Andiamo a lavorare sulla parte opposta. Quindi su questa parte qui io vado a ripiegare il mio 7 cm. Misuro, allineo qui a 7 cm. Se non avete questa squadra, prendete semplicemente con il metro 7 cm e bloccate così con uno spillo. Poi girate questo fino ad allinearlo e ecco qua. Ora la macchina da cucire effettuo una cucitura con il punto dritto e con il punto dritto. Ecco qui le due cuciture che io ho realizzato. Vedete, qui c'è la parte aperta. Io sulla parte opposta vado a dare una profondità. In particolare apro così. Per tracciare alla perfezione questo angoletto, io posso utilizzare questa squadra ed allineare il tessuto qui laterale con questa linea a 45 gradi, vedete, e poi dove c'è la cucitura, allinearlo con questi puntini in orizzontale. In particolare misuro 3 centimetri e vado a tracciare. Sul
Su questo lato invece vi faccio vedere per chi non ha questa squadra qui. Aprite in questa maniera, si vede subito, deve rimanere praticamente al centro e vado a misurare dall'inizio 3 centimetri. E a questo punto devo tracciare in orizzontale, ma in modo tale che questo lato risulti essere uguale all'altro. Quindi deve rimanere, questo è di 4,5 e questo di 4. Ora la macchina da cucire, effettuo una cucitura con il punto dritto, ovviamente fermandola avanti e indietro e anche su quest'altro angoletto di qua. Ecco qui le due cuciture che io ho effettuato, quindi ho dato profondità al mio cestino, diciamo così, al mio sacchetto. Allora, un'altra osservazione, io lo lascio in questa maniera oppure lo posso richiudere con un punto nascosto su un lato così, ok? Se volete eliminarlo completamente, poi fate un punto a zig zag per rifinire. Ecco qui il sacchetto per i popcorn, pronto. Avete visto, il tessuto rimane sul dritto in questa maniera. Questa è la pattina in alto e qua andrà il popcorn. È pronto e io vado a preparare il mio snack con i popcorn. Amiche, se vi è piaciuto questo tutorial, cliccate like, condividetelo e iscrivetevi al canale. Mi raccomando, cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche di nuovi tutorial e sbirciate fra i miei video, quindi nell'elenco dei miei video, per trovare altre idee utili per voi e per fare dei simpatici regali per Natale. Ciao amiche, io vi saluto, vi abbraccio, al prossimo tutorial.